Gianni Colacione, 17 febbraio 2015, siamo in Piazza Campo dei Fiori a Roma, alle nostre spalle ci sta la statua di Giordano Bruno, non so se si riesce a vedere, c'è poca luce, e siamo qui perché c'è una commemorazione, il 415° anno dalla morte di Giordano Bruno. Tra l'altro oggi è l'ultimo giorno di carnevale, domani cominciano le ceneri, insomma è un giorno, e soprattutto io ritengo importante anche ricordare che siamo all'incirca un mese dai fatti di Charlie Hebdo. Ne parliamo ovviamente di questa ricorrenza che riguarda Giordano Bruno con Paolo Izzo, scrittore, giornalista, già segretario dell'Associazione Radica di Roma. Sì Gianni, hai fatto bene a rimarcare che siamo a una distanza più o meno da commemorazione, già anche dai fatti di Charlie Hebdo. Giordano Bruno, che qui commemoriamo dopo 415 anni dal suo rogo, fu vittima esattamente di una fatwa, cioè fu vittima della jihad cattolica che negli anni nel XVI-XV secolo ha imperversato, ma insomma ci sono state streghe bruciate per eresia fino al 1800. Fu vittima di una fatwa, cioè lui diceva quello che pensava, era appunto per la libertà di espressione, e per questo fu condannato a non parlare più, prima di tutto perché gli fu messo un morso che gli impediva il linguaggio, e poi fu messo a rogo in questa piazza a Roma, quindi nel pieno della città. Diciamo che probabilmente se ci fossero state le telecamere a quell'epoca, l'esecuzione sarebbe stata in perfetto stile ISIS, stato dell'ISIS, che dice adesso questo è un infedele e viene bruciato, come hanno fatto del resto da poco proprio quelli dell'ISIS. Ora, appunto, io oggi rimarcavo in un comunicato, ma anche in una lettera che poi è uscita sui giornali, una delle mie famose lettere che spedisco a tutti i giornali, dicevo proprio questo, fu uno dei primi casi, quello di Giordano Bruno, di una persona assolutamente intelligente e pienamente nelle sue facoltà, geniale per quanto riguarda chi lo studia e chi lo conosce bene, a cui viene impedita l'espressione di una sua teoria. Del resto Giordano Bruno aveva anche ipotizzato l'esistenza degli infiniti mondi, lui ne parlava nella sua filosofia, è una cosa che stiamo accertando adesso scientificamente. Quello che si può chiedere, visto che oggi è anche, diciamo così, oggi è anche l'ultimo giorno di carnevale, perché domani si compie il famoso mercoledì delle ceneri, in cui la penitenza e il pentimento sono all'ordine del giorno della Chiesa Cattolica e di chi crede. Ecco, quella Chiesa Cattolica, non è una richiesta la mia perché non riconosco questo potere alla Chiesa Cattolica, ma quella Chiesa Cattolica come atto dovuto dovrebbe chiedere perdono innanzitutto, visto che siamo proprio a ridosso dell'anniversario, per la uccisione di Giordano Bruno. Se fosse per me mi spingerei anche oltre e chiederei anche la revoca della santità per quel cardinale Roberto Bellarmino che condannò a rogo Giordano Bruno e che in realtà poi è stato fatto santo dalla Chiesa Cattolica. C'è un problema molto forte con Giordano Bruno anche nella sua riabilitazione. È stato riabilitato Galilei dalla Chiesa perché non potevano farne a meno, insomma quel fermati sole che era scritto nella Bibbia era sbagliato, il sole è già fermo ed è la terra a girarvi intorno. Ecco, per quanto riguarda Giordano Bruno, probabilmente perché lui si occupava proprio di essere umano più che di pianeti, si occupava dell'intimità, proprio dell'umanità dell'essere umano, piuttosto che della scienza fisica, degli elementi. E questo non ha mai consentito che lui venisse riabilitato. È una richiesta che andrebbe fatta da chi ne ha la possibilità, probabilmente trovando anche una sorta di accoglienza da parte di un Papa che si sta rivelando anche uno capace di sorprendere, per quanto non, ovviamente non un per niente un moderato, insomma, da un punto di vista dogmatico, però quantomeno è capace di sorprendere. Potrebbe lui domani, mentre si cosparge il capo di cenere nell'annunciare l'inizio del periodo di Quaresima, dire con Giordano Bruno abbiamo fatto un grosso errore, insomma, ecco, per non usare parolacce. Per questo tanta gente anche oggi, voglio dire, anche rispetto agli anni, è vero che poi intervengono sempre le stesse persone, c'è l'Associazione del Libero Pensiero, c'è Ferrarotti che sempre interviene, però ecco c'è anche un po' più di gente e c'è questa volta, era prevista anche la presenza per esempio dell'assessore Paolo Masini,
C'è questa volta il patrocinio del Comune di Roma, da che ho capito, quindi Roma Capitale ha dato un po' il suo assenso a questa manifestazione, concerto, commemorazione, ricordo appunto del filosofo nolano ucciso per aver anche fatto della satira sulla chiesa romana, perché lui scrisse Il Candelaio, che è una vera e propria commedia e nella quale la chiesa viene sbeffeggiata, ecco. Mi piace pensare che oggi, essendo l'ultimo giorno di carnevale, il suo grido di dolore mentre veniva arso vivo al centro di questa piazza possa essere il suo ultimo umanissimo sberleffo ai dogmi e a chi vuole impedire la libertà, e anche una delle prime appunto manifestazioni coraggiose in qualche modo della libertà di pensiero e di come essa libertà venga osteggiata nelle maniere più subdole. Se 400 anni fa c'era una pira da ardere, oggi c'è magari un ostracismo. Penso ai radicali, per esempio, a come vengano messi da parte nelle loro iniziative, proprio quando maggiore è la libertà di espressione, maggiore è la libertà di pensiero, maggiore è l'ostracismo, il rogo, l'olio di ricino che in qualche modo ci impedisce di esprimerci.